Benvenuti a tutti nell'ottavo episodio Sì, doveva essere il nono, ma in di realtà è Game l'ottavo. Slayer Corps versus Dark Souls 3. Oggi siamo di nuovo nella Punish Zone. Muoviti un po'. Muoviti. Ah no, va Siamo di nuovo nella Punish Souls. Questa volta una Stacca Punish. Steam! Ma tanto non download. Non fa download. Non è in download, è in pausa. Ciao, dillo. Tu stacca l'uomo. Come faccio se sto giocando? Lo so. Allora, oggi siamo in live, dicevo, con Kirito, che è qui con noi su Gamebox. Sì, su Gamebox, ciao, su Curse. Su Cars. Su Cars. Salve a tutti. E le penitenze ora le spiegherà il nostro caro amico Kirito. È vero, dato che i ragazzi mi hanno scelto per fare stasera da giudice, giuria e boia, ho scelto 10 penitenze diverse a base di vodka e aglio che i nostri ragazzi dovranno buttar giù a ogni loro morte. Solo che questa lista l'abbiamo preparata con dei bigliettini che di volta in volta dovranno sorteggiare reciprocamente. Quindi se morirà Bitfella dovrà sorteggiare un bigliettino con la penitenza per l'altro. E verranno fuori cose pazzesche. Nella busta con i bigliettini metteremo anche 5 biglietti extra con penitenze piuttosto speciali che vi spiegherò di volta in volta. Una di queste, infatti, la sarete voi stessi a sceglierla da casa. Quindi direi di iniziare. Direi di Ah, iniziare piccola anch'io. cosa. Alessia, devi fare una cosa. Intanto buonasera. Devi scegliere 3-4 cose che insieme non vorresti mai bere per nessun motivo. Ti prometto che non te le faremo bere, però prepara questa ricetta e nascondi il bigliettino, che se uscirà la Y sarà quello. Ah, quindi i bigliettini, i 5 bigliettini devo mischiarli con gli altri? Yes, la Y è Alessia in questo momento. Ok, quindi Y, X, Z, K, MF e DB Sì, sono le mischiati tutti vostre insieme. iniziali. Le vostre iniziali, Sì, fate preparare la sì. ricetta ad Alessia, così se esce la Y sapete che dovrete bere l'intruglio che lei non berrebbe mai. Devi preparare tu un bigliettino tenendolo nascosto, mettendo delle Fella cose. Dio Brando! Ok, allora ragazzi, Grande Dillo! devi scegliere tu, allontanati, fallo per fatti tuoi, un miscuglio di 3 cose Di mangiare. da bere, anche da Vabbè. mangiare, in latte, Insieme. sì, che non, tu non berresti mai. E quello lo mischiamo qui. Se esce la Y, Ok. anzi no, tu lo tieni lì, se esce la Y lo devi preparare per noi. Ok. A chi lo devo preparare? Chi sarà morto? Allora, intanto che Fella tipo è lì morto, Posso guardare scusa? Non sono morto, sto ricordiamo. accendendo anch'io corso. Dobbiamo. Ricordiamo dove eravamo l'altra volta. Avevamo appena accoppato Sullivan, il gran sacerdote, e avevamo fatto la prigione di Irithyll e eravamo arrivati alla capitale profanata. Questa è tutta roba che ho fatto io. Ma dovrò Posso recuperare mettere una tutto, tarantola. Sì. Sera, ciao Rin. Posso mettere Tre cose. tutto. Però tutto. Sì. Sì, tutto. Liquidi, salse. Sì. Ok. Ti voglio Allora, male. No. visto che l'altra volta ho giocato solo io, a iniziare a giocare sarà il buon vecchio Mastrofella. No, Sì. Nanna, Sì. Nanna. No, avevamo detto l'esatto opposto perché l'altra Punished la iniziò Fella. Ora tocca a te. L'altra Punish l'ho iniziata io. No, Io tocca ricordo che io. la cominciò Fella. Cazzo, ma devo far fare la zona nuova a Fella io, non posso farla io. Comunque l'abbiamo saltata perché è esploso il tuo PC, quindi è giusto che cominci tu. Grazie DJ Beat per l'auto-hosting, cioè, mi ringrazio da Prima solo. di Allora, sì, cominciare, invitami nella conversazione. scusate un attimo. Mutalo. No, mutati direttamente tu, muta il Ah, mio. ok. Ah, ragazzi, abbiamo del ghiaccio. No. Come no? Ok, perfetto. Questo via. Non ce l'abbiamo quindi il ghiaccio? Bene, no. Allora, Pazienza. vabbè, visto che dobbiamo fare la nuova zona, che non so se ho già fatto, sto andando di là. Non ci arriva, Dio buono.
Sposta il PC. Allora, vediamo se mi ricordo dove dovevo andare. Allora, ho fatto Sullivan. Il che significa che ci sono già andato da quella zona io. Allora, non mi ricordo se c'ero andato. Devo vedere un attimo coi falò, perché non ricordo esattamente quale se quella zona l'avevo già fatta. Però dobbiamo fare Oseiros oggi. Sei contento? Non ho idea di che cosa tu stia dicendo. Meno male. Allora, prigione di Irithyll e capitale profanata. Allora, per perché c'era un po' di camera? Perché sennò non mi si prende per un cazzo. L'avevamo regolata prima, perché altrimenti ce l'avessimo. Ah, ok, vai. Allora, dobbiamo andare a fare Oseiros. E per fare Oseiros dobbiamo andare. Dove cazzo dovevamo andare per fare Oseiros? Che cazzo, non me lo ricordo. Dillo. Mi potresti dire in chat per favore dove cazzo era Oseiros, che non me lo ricordo mai. Ah, Oseiros è un boss bastardo, ti avviso. Danzatrice ha scritto. Merda. Me l'ho fatto io. Dobbiamo fare la danzatrice? Buono. Dobbiamo fare la danzatrice, siamo molto underlivellati. Molto molto underlivellati. Questo devo tenerlo per me. Sì. Che bello. Kirito, il bigliettino della Yo. Bevanda schifosa di Alessia. Bevanda. La dobbiamo, sì, mischiare con gli altri bigliettini o lo deve tenere lei da parte? No, no, lo tiene lei. Lo svela se esce la Y. Perfetto. Non voglio neanche sapere cosa c'è all'interno, è una sorpresa. Spero per te non hai messo cose contro di me. Voi non lo sapete, spero. No. No. Meno male. Allora. Potrebbe essere la peggiore di tutte le produzioni di stasera. O la meno dura, vedremo. Una sorpresa anche per me. Danzatrice è opzionale, è obbligatorio come boss? Sì, danzatrice è un boss obbligatorio perché sennò non vai avanti. Allora, la pregate che però non te lo dicono la che è la danzatrice. Cosa? Non te lo dicono che è la danzatrice. Danzatrice spawna in un modo strano. Dio, non devi attaccare la tipa. No, se hai fatto un determinato numero di boss spawna in automatico. Ah, che cazzo. Io tra un po' vado a mangiare, non ci sono. Se esce la... Allora, abbiamo appena scoperto che la X è la penitenza di Dillo. Complimenti, Dillo. Non è detto che sia di Dillo. La prima X potrebbe essere di Dillo, la seconda di Rin e così via. La X è quella del pubblico. Ah, la X è quella del pubblico. In base a chi è connesso, insomma, dai. Okay. Però la primissima, allora, la regaliamo a Dillo perché è un utente molto fedele, c'è sempre. Se lo merita, dai. Lo ripaghiamo in questo modo per la frequenza. E non vi sento più. Sì, perché stiamo parlando. Concentrati. Ok, adesso che succede? Abbiamo ucciso lei. Le candele vanno via. E arriva la puttana. La puttana dun dun è anche nota come colei che coi coltelli ti infilò roba cattiva nel buco del culo. Che piace molto. Non è anche per idea. Guarda quanto è bello questo boss. Guarda quanto è bello. Poi ti fa un culo della Madonna. Sì, perché ha un pugnale di fuoco e uno d'oscurità. È simile alle sentinelle come design. Io l'ho paragonata molto alla moglie di Artorias. Che c'è la moglie di Artorias? Nessuno, sembra Artorias. Rin dice a me piace. Il male. Sì. È un bellissimo design. È un bellissimo. E fai discretamente male anche tu. Una gobba. Non finire la stamina. È una boss fight in due fasi, direi. In due? Mi sembrava troppo facile. La seconda fase è una merda. E la telecamera qui aiuta poco. Come si sbocca. Ciao Rin. È carina. La picchi sotto in mezzo alle gambe, signore. Cazzo, quando l'ho fatta la prima volta ero davvero underlivellatissimo. Che culo. È
Però abbiamo un PG che faccia difficile. Io conosco a memoria sta boss fight. Vabbè, per ora non è niente di che. Il cazzo. Per ora ho detto. Quanto è brutta. Ne ha tirati due, scusate, adesso fare il doppio del male. Sì. Sono morto. Mi ha shottato. Che devo fare, Antonello? Alessio deve pescare un bigliettino. Devi e dirmi pescare... il numero. Aspetta, chi deve pescare? Fella? Io. Alessio, mai tu. Tu devi pescare per Fella. È stronzissima stasera, sì, la punizione. Sì, carino. Oh, DB. Ah. Lo rimetti nel, nel vabbè, insieme agli altri e ripeschi, perché questa qua vale solamente per bit. Allora mettila di lato, no? No, perché deve essere in mezzo, che devo rimischiare. Non ti diamo nessun'altra. Ovviamente le troviamo un'altra. Tre! Questa è simpatica. Allora, cominciate a preparare al nostro beat una bella dose di vodka. Vodka. Limone, e fin qui limone. Ci siamo. Poi aggiungete un po' d'aglio perché un po' di bruciore in gola ci vuole, dai. La vodka è al limone, va bene comunque? Va benissimo, dai, fa niente. Dobbiamo accentuare in qualche modo il sapore. Limone, un po' di aglio. E chiudiamo il tutto con un pizzico di ketchup. No! E butta giù. Va bene, va bene. Vince stasera vomita. Vado a preparare lei. Preparo io. Vai, tu intanto fai il gioco, mi prendo le cose. Intanto vado avanti io. Ragazzi, il bigliettino numero 3, sì. Non lo rimettete insieme agli altri. Lo metto da parte. Aspetta un attimo, Antonello. Lo mettiamo da parte. Facciamo 20 volte avanti e indietro. Mi dici tutte le cose che dobbiamo prendere, così le porto direttamente qui. Quelle che mi hai detto poco prima della live, quindi la vodka, la cipolla, il tonno, il salame, il limone, l'aceto, l'olio, il peperoncino, l'aglio, la maionese, la salsa rosa, il tabasco e il ketchup, ovviamente. Ok, intanto passerò io al comandi, un attimo. Sì, vabbè. Siete in tre, ragazzi, quindi quello che muore manda gli altri due a pescare la roba, mentre il morto già pregusta la prelibatezza che deve buttar giù. Sì, perché le persone normali si preparano prima le cose. Noi non siamo persone normali, però. No, infatti, abbiamo avuto un sacco di contrattempi, come io stasera, che purtroppo ero a piedi. Altre si chiamate fare la spesa. Salve, signore. Non c'è rimasto niente. Intanto Alessio comincia un po' a giocare. Così però non morire, eh. Perché altrimenti ci tocca fare la doppia punizione insieme. No, no, però devo intrattenere un po', non possiamo lasciare la schermata lì ferma. Domanda, no, l'aglio lo dobbiamo grattugiare o lo dobbiamo tagliare dentro? Lo sceglie Alessia questo. Lo sceglie Alessia. Come fare, se ok. Voglio dire che male faccio a sti qua. Madonna. Io voglio vedere il biglietto di Alessia, sto morendo dalla curiosità. Vabbè, fai due dosi, non trovo un cazzo. Ah, ragazzi, non ho detto una cosa a chi ci guarda la casa. Questa sera c'è un'unica regola. Le regole le stabilisco io. Vediamo. L'unica qual è regola, la regola è questa qua. Le stabilisco io le regole. Stop. Ah, ok, perfetto. Qual è che cosa? L'unica regola è che le regole le stabilisce lui stasera. Cioè, quindi, tipo, se prendi il giudice. Ma hai mangiato l'aglio, no? No, l'aglio non va mangiato. No, no. Dobbiamo berlo. No, no. Bene. Sì, sono Kirito già morto. Sì, buono. Sono arrivato a metà. Non te lo prometto. Sono Kirito. Arrivato a metà della danza di Dio e sono morto, dillo. Non lo devi mettere tu. Sì, mi sa che Fella tra un po' ti raggiunge. Allora, aspetta un attimo, perché tipo, prima che tu entri a fare il boss, io faccio la penitenza. Ma non entro subito a fare il boss, sto girando per prendere delle anime, infatti. Occhio lo ma c'è sempre il ciccio. Lo so, ma lo meno. Posso votare una regola, se bestemmia, double trouble a tutti e due. Non bestemmia. No, aspetta, scusami, perché dovrei passare io le penne dell'inferno per quella che bestemmia? Meglio non rincarare la dose, perché alcune cose sono piuttosto vomitevoli. Quindi magari singolarmente non danno effetti collaterali, però dopo due o tre punizioni potrebbe essere un po' pericoloso, meglio evitare. Il primo che sbocca, poi per punizione extra, domani pulisce casa, da solo. Poi ti aiuto contro Bit, ma perché ce l'avete con me? Minchia, una gemma raffinata. Passa male.
Aspetta, leggendo gli Ce l'hanno tutti Jack. col Non è povero ricchione, è Bill. raffinato. Oh no! Ah! Ma non ha fatto uno sciottino, sto facendo un cocktail! Non è vero! E mi sembra giusto. Io non sto guardando, sento solo i suoni e mi viene freddo. Il cestino della spazzatura. Io invece sto Il cestino della spazzatura qua vicino. Anche se è un po' indifferita, guardo tutto. Cioè, hai messo di tutte le cose che mi fanno schifo, ne hai messo un sacco. Di vodka che mi piace, ne hai messa poca. Posso mischiare? Sì, è ovvio. Devi. Sì, vieni qua. Posso dire che Alessia già mi è simpatica? Posso farlo vedere? Sì, aspetta, intanto bella, fermati. Sì, sì, devi farlo vedere. Non l'ho visto. Dillo Arba, l'Arba che dice baciamo le mani. Madonna! Aspetta! Mamma che Quanto cazzo di aglio hai messo? Oh, l'ho tagliato piccolo! Quindi stai attento quando... La prossima volta che il tuo PC non vai saltiamo una live ti inculo! Dammi sta cosa! Dammi sta cosa! Dammelo! Bello! Attento che c'è live! Mi raccomando, deve essere ben inquadrato, eh! Non riesco! Ma poi buttalo dai, giù! Buttalo giù, altrimenti ma tiriamo fuori il latte! Inutile che lo accendi, devi berlo! Ma perché vogliamo fare queste stronzate? C'è l'aio, guarda! Io lascio i Game Slayer se vomito! Guarda. Lascio i Game Slayer! Dai, allora! Ragazzi, dovete inquadrarlo però, eh! Ma... Senti l'odore! Ha sentito che l'ho messo nel naso direttamente. Non lo devo bere tutto, vero? Boh, di Antonello. Non ce la può fare a berlo tutto. Bevi quello che riesci, anche un sorso, dio cane. Bevi quello che riesci. Bevi quello anche che un riesci. Sorso cioè, abbondante. Metti la lingua là dentro la lì. Dio Brando. È giusto per assaporare il sapore. Che strano gioco di parole. L'ha bevuto? Che... Tira giù in goia, puttana! In goia! No, no! Non vomitare in live! No, no! Sì. Fuma, bevi l'acqua! Fuma. Non devo bere l'acqua! L'acqua si la può bere! Bevi l'acqua! In un bicchiere proprio, perché sennò... L'acqua la può bere, sì sì! Levatelo da davanti! Vuota quello lì, butta tutto! Ah. Non vino, grande beat, che coraggio! Claro. Sì! Bitch sarà un po' stronzo, però è coraggioso, lo apprezziamo. Dai, la danza, non puoi Bravo. Sederti al falò! Ma per Dio che mi siedo al falò! Ehi, non pronunciare il nome di Dio in vano, perché altrimenti poi scappa alle bestemmie. Lo associamo a cose strane. Non è un po' alto il microfono. Tipo l'altra sera io lo associavo a Lucky e qualcuno mi ha detto, ehi, questa è una bestemmia un po' velata. Evitiamo stasera, niente Dio. Dio Brando? Approvato. Dio Brando si può dire. Dio Brando si può dire. L'aglio, ma domanda, i prodotti che vengono utilizzati una volta non vengono rimborsati. Fuori dal gioco. Ah, tua madre. Non c'è rimborso. Dat liscio. Siamo disumani. Perché non ho chiamato uno a darmi una mano? Quanto sono deficiente. Vieni amore, vieni. Che bello fare Dai live. Fella, che ne ho pronta una anche per te. Au! Oh! Wow! Madonna, dat liscio! In effetti. What the? Via, via! Io fino alle 11 e mezzo... Oh! Il male! Così fino alle 11 e mezzo io non resisto. No, 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 no! Fino alle 11 e mezzo così io Intanto non Dillo Arma dice in chat che vorrebbe uscisse subito la X. La X è quella scelta dal pubblico. Oh! Esattamente. No, no, no! Voi lo sapete che la X potrebbe essere la punizione più stronza e dura di tutte, vero? Sì. Io so che tu sei stronzo e poco duro. Poco duro. Tua mamma è una danzatrice del tu. Vento. La fella che spamma pure. E bruciano gli occhi per l'aglio.
Capito perché ho comprato sigaretta e tabacco oggi? Stavo mirando io. E lo sapevo! Madonna, madonna. Raga, comunque questa è la Punish Soul più stronza. Dovete condividerla. Dovete condividerla. Spammatela su tutti i profili Facebook. No. Spammatela ovunque. Condividetela. Il sacrificio del ragazzo dovrà comunque servire a qualcosa. Dovete spammare dappertutto. Spammatela ovunque. Questo farà male. È morto. No, sono vivo. Non è vero. È morto. Sei morto. Siamo underlivellati per sto boss. Mi dispiace. Dobbiamo fare il video. Chi la scegli adesso? Io. Aspetti, Gran Tonello forse. Tonello? Che... Essendo morto Alessio, deve pescare il bigliettino bit. Auguratevi che non ci sia la K, perché è troppo presto per la K. 5. 5. Allora, vediamo un po'. Dove hai messo quello giù? Questa onestamente non la berrei mai, perché ci sono due cose che odio. Devo sentire. Ok. Abbiamo detto che tutto sarà a base di vodka. Sì. Altrimenti non è liquido. Aggiungetegli un po' di tabasco e la salsa rosa. Ma cosa? Vodka, tabasco e salsa rosa. Basta? Sì. Basta così. No, ho fatto no, una un po' più dura e una più tranquilla. Ecco, da fortunato. Ho capito, tabasco, salsa rosa e vodka. Al limone? Però onestamente questa è quella che non vedrei mai fra tutte. Perché odio sia la salsa rosa che il tabacco. Signori, un avviso da Bit e Fella. Quando verrà Kirito qui, che verrà a Modena, faremo la Punish Souls, ma con una differenza. La differenza sarà che per ogni morte di Kirito, la punizione che lui dovrà scontare sarà una punizione scelta da Bit e Fella. Quindi ognuno sceglierà degli ingredienti. O peggio, facciamo una sfida che sono sicuro che non può vincere. Quale? Facciamo una Street Fighter Punish. Ragazzi, stiamo facendo la Punish su un gioco dove si suppone che voi siete in gamba. Quindi, ma la tazza, siamo underlivellati per quel posto. Mettetemi con un gioco dei miei e vediamo. Non c'è problema, accetto qualunque sfida, lo sapete. Senti, non possiamo sfruttare la cosa. Che schifo, la salsa rosa non si mescola. Gira bene, gira. Oddio. Che schifo, è a pezzi. Povero bella. Faggio ha pubblicato qualcosa. Ci sta spammando come se non ci fosse un domani. E starà ridendo lo stronzone, come ride. Sicuramente. Come vorrei che fosse qui. Ora lo chiamo. Non guardare il colore. Chiudi gli occhi. Falla vedere in live. Falla vedere. Dai, che schifo, sei. Sappiamo che sei un grand'uomo. Che cazzo mi stai dando da bere, Dio? Brando. Dove cavolo è qua? Il primo porcone stava per scappare, bene. È a pezzi, è pezzi. Aspetta, Fella, avvicinati alla videocamera. Aspetta, no, io 2 ore così. Ho un'idea. Sembra spirito. Aspetta, Fella, ho un'idea. Che brutto colore che ha. Ho un'idea. Quando c'è la Punish per qualcuno, ci sediamo al falò e mettiamo una scena con solo la webcam. No, perché ogni volta devi stare a trascinarla giù. Lasciala così. No, ragazzi, senza trascinarla giù. Clicco. Metto la macro. Ah, c'è la macro. La faccio al volo, guarda. Tac, tac. Pit, l'importante è che non si pianti tutto. Un attimo, si è piantato tutto solo per un secondo. Oh, Gesù. Che carino. Ma però posso vedere. Oh, no. Guarda. Non vedo più il video. Sì, un attimo. Sei cadere, che schifo. Ora si vede. Ragazzi, non barate modificando le dosi. Mentre gioca il bicchiere. Allora, abbiamo qui. Che non si fa. Eccola, la bevanda di Fella. Vai, poi Fella. Ci sono pezzi di salsa rosa. Io ho paura. Pettine, oddio. Com'è?
Togli, togli. Ma che cosa? Cosa? Non è... Ma guarda, senti l'odore, fa schifo. No, vecchio, scherzavo. Sembra vomito, Dio cazzo. Un polso, basta così. Hai mia. Dio Brando! Dammi un bicchiere d'acqua! C'è la bottiglia lì! Bevi su quello di Git! No! Falla! Falla no! Sbocca in live! Epico! Finito male! Con sexual! Posso ripartire? Sì, ricominciamo. Ragazzi, impegnatevi così punizioni non ce ne saranno più. Vaffanculo. Ti odio. Avete detto voi che volevate me come giudice. Non l'ho detto io. Durante la precedente diretta l'ha detto Fella, in effetti. Bellissimo che stite di merda di fare la Punish Show, sei venuta a me. Io vi ho promesso delle punizioni degne di tale nome. Poi la prossima volta magari scegliete Faggio come giudice, fate un po' come... Non ci sarà la prossima volta! Non c'è uno spirito da evocare! Non c'è uno spirito da evocare, sono tornato umano per niente! Aspetta, aspetta! Siamo stati anche invasi! Vaffanculo, torna nel tuo mondo, figlio di puttana. Fantastico. Ma quanto è brutto questo boss, eh? Per terra. Sono nascosti. Ragazzi, per colpa vostra, la numero 10 mi tocca inventarla di botto, perché prevedeva il latte. Peccato. No, no, no! Ma posso pescarla io dopo? No, Dillo Arma dice che questa diretta la rinomina l'anima della cattiveria di Kirito. Io che fa bene. Io pensavo di chiamarla il nottatoio in realtà, ma sei morto. Che buco di culo. Non è no. Bevi, bevi. Bevi quello perché l'Estus è meglio della merda che dovremmo bere dopo. Ma metti lo scudo, tanto non togli un cazzo in più! Comunque di Punish direi di fare un'ora e basta, perché due ore non la reggiamo. Ok, com'era? Ma facciamo in modo che escano la Y e la X almeno. Come che era? Poverino! Facciamo che la prossima Punish la facciamo con le azioni, che hai fatto un liscio, io! Con le azioni e non con roba da bere! Perché veramente? Ok. Guarda che se facciamo un'ora di Punish vuol dire che tra mezz'ora finiamo. Esatto, dobbiamo resistere ancora un po'. Eh no, siamo partiti in ritardo. Facciamo fino alle 11, dai. No! Prima... No! Lo stomaco non regge. Cosa sta facendo? Puttana Eva! Cambiano le regole. Sono morto. Posso sceglierlo io. Chi pesca? Dai, tiriamo fuori la Y, visto che è la sua Come ragazza. Come tiriamo fuori la Y? Vediamo che cosa ha scelto per il suo destino. Devo prendere la Y. Quindi devo bere direttamente la Y? Sì, esattamente, hai il biglietto Alessia. Devo prendere il biglietto di Alessia? Sì. Non lo peschiamo, visto che volete fare soltanto un'ora. Diamo la possibilità a tutti di scegliere punizioni. Tranquillo, io. Dillo. Allora, quello che è quello... No, io vediamo. Non lo capisco la mia scrittura. Legge Alessia. Ti affari tuoi, tu. Allora, marmellata di mandarino, oddio. Credo era. Una cosa dentro. Sì. Arancia. Salsa rosa. Succo di arancia rossa. Wow! Che prelibatezza. Quindi questa è la cosa che tu non berresti mai? No. Possiamo sostituire okay. La salsa rosa con qualcosa. No, guarda, non adesso soffri come ho sofferto io. Io mi sento male, vomito. Fidati, non può essere peggio di quello che ho bevuto io. Te lo assicuro. Ma così non si può bere. Perché? Sì, si può bere. Alessio, credimi, c'è di peggio. C'è molto di peggio. Change. C'è la K.
È molto molto peggio. Ma non possiamo andare tipo a, a livellarci un po'? Ragazzi, però, un momento, se a ogni morte ci vuole un po' di tempo per eseguire la punizione, bisogna fare le 10.30, 10.40, recuperiamo un minuto alla volta. Ah, alle 10.40 fermiamo la, la punish. Alle 10.40 finiamo la punish. L'ultimo che muore si becca una punizione extra. Ma non è buona! Perché non è buona? Marcia. Marcia? Come marcia? Ah, meglio! Ci buttala via allora. Dai, muore, Dio! Come cazzo fai se c'è un muffo nella bamba? C'ha due anni! Non bestemmiare! Due anni! Perché due anni? E non l'hai buttata nel frattempo! Ma che c'entra che ha due anni? Ma l'avete aperta? Sì. Ah, ecco perché. Che l'avete aperta o l'avete messa in frigo? In frigo! Come cazzo fate? Boh. Dillo, Arma dice, meglio che sia marcia! Mi sa che è più stronzo di me lui. Sì. E cos'altro quindi? Non ti mescola! Dove scappi? Dove scappi? Io sfogo la frustrazione sui mob adesso. È la marmellata. Cosa è? Fai tu, limone, vodka. Forza Ale, torna dal boss nel frattempo. Via! Ma volevo tornare. Devo usare una brace per forza. Ho il sospetto che taglieremo i momenti più belli di questa diretta e ne faremo un video introduttivo per il canale YouTube. Questo per far capire alla gente quanto siamo fuori di testa. Fermati, Fella. Aspetta. Qui c'è gente da evocare. Perché non mi fate spazio? Chi si vede? Non tanto c'è. Torno al fallo. Faglielo vedere. Ma perché così tanto? Che deve buttare tutto dopo. No, sarebbe tutto. Fella, fai attenzione a usarne troppe, perché altrimenti dopo sei nella merda. Lo so. Che idioti. Fermati, Fella, devo far vedere la punish. Oh, sono mamma. Morta. Fagli vedere la maionese che non si è fatta. Sì, fagliela buttare sopra. Non so se si vede. Ma mi sa che delle cose che avevo fatto io, questa qui la più schifosa. Allora, praticamente non c'è la non era ammazza che bicchiere. Vodka, salsa e succo. Ragazzi, se questa live porca troia. Ragazzi, non perdiamo tempo, so non che non perdere tempo, dai che dura un sacco la punizione, però insomma, altrimenti poi allungo la punish. Che faccio? 3, 2, 1, bevi! Li piace! Com'è? Non ci credo, li piace, che schifo! Ma poi non si neanche... Non si sente la salsa rosa! È solo vodka e succo d'arancia! Vuotalo! Oddio sì! Vuotalo! Giù. Alessio, intanto ricomincia a giocare, dai. Oh. È incredibile che mi piace. No. Tieni, grazie. Ah, non è più? No. Ok. È anche fortunato. Il coltello dell'aglio. Ha detto che sei una figlia di Satana, dillo, perché le faccia contenta. Ma non c'è nessuno da evocare! Manco un pirla! Siamo offline! Come siamo offline? Dice dillo, Arma! Siamo offline! Come fai a saperlo? Mi sono dimenticato di mettermi offline dopo che ho giocato io. Dobbiamo chiudere e riaprire il gioco per rimetterci online. Conviene perché abbiamo sputolato già due ubraci! Ok, mettiti io online, dai. Intanto mettiamo la webcam. Sì. Dice dillo Arma in chat. Allora, ragazzi, intanto domani con questa cosa con salsa volevo dirvi rosa. Che ma sai no, questa punish è vodka. Non ha il problema solo del mix delle cose, ma il fatto è che buttando giù
tutto si mischia e il tuo stomaco comincia a fare arachidi. Comincia a fare blablabla. Quindi a che ora dobbiamo staccarla? Dai. È 40. Ah, ci danno... Sì, però adesso bisogna recuperare qualche minuto. Ne abbiamo già aggiunti anche troppi. Va bene. Allora facciamo così. A fine diretta un'ultima punizione speciale. L'ultima ma morte. Ma perché? Ce l'abbiamo finito! Oppure la morte più epica della serata. Doveva come essere doppia la punish. Ok, siamo online adesso. Dove? In alto, online. Avete un'ora di tempo per giocare bene o per fare del vostro meglio e fare in modo che l'altro partner un'ora di tempo abbia una morte più epica. Abbiamo solo 30 minuti. Ecco, ora siamo giusto. Online e non c'è un cane comunque. Lì sei zona boss, è ovvio. Bruciano gli occhi. Beh, mi brucia lo stomaco. Me la prendo con voi, brutti merdoni. Poverini. Sono Cino Sadame. Ma se muore io. Giorgio! Sì, devo pescare io. Perché tu? Perché è morto lui. Che vuol dire? Cioè, se muore lui non devi pescarlo. No. Fatta! Cioè, non tocca a lui però. Sì. Ah, ok. Aia. Dillo, hai gradito, vedo. C'è anche il comando Mastrofella, ti avverto. E che cosa fa? Posso dire un po'. Sì. C'è troppo... Non bisogna dire anche col fuoco. Ota! Che cosa fa il comando Mastrofella? Metterà allora, Dio Brando. Allora sicuramente lo proverà. Qualcosa di simile. Qualcuno stava mettendo il segno, l'hai visto? Se hai non visto bestemmio, guarda! Immagino che il comando di J-Bit non ci sia. Eh no, il comando di J-Bit è spam. Plus, per favore, vai, mettete... Fella, vai, vai, fella, vai, vai. Posso parlarti? Sì. No! Mi ha visto! Vai. Magari poi metti il comando Bit. The Pain! Si muore contro di lui, godo. No, è morto. Il povero. Ma stavolta ti droppa roba a caso, anche non per forza schifosa. Perché? Ma hai messo la password per caso? Oh! Impossibile evocare Malcolm! Malcolm! Malcolm sì. X! Ti prego! Dai! Blas! Lo stai evocando? O sei stato invaso? No! Povero sì! Sì! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio, non sai quanto sono felice di averti evocato, amico mio. Allora, tipo, il fantasma è tornato nel suo mondo. C'è nessun altro? No. Andiamo, amico. Oddio, che brutto. Ora la morto. Io la diamo anche all'amico. Dark Souls. Perché non è entrato? Perché è figlio di puttana. Bit, fella, come cosa estrema, ultimo tentativo... Cambiate tutta la build e fate tutta destrezza e forza. Ma come è tornato nel suo mondo il boss col doppio della vita? No, 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 dai, ma dai. Ah no, la vita è tornata normale. Cazzo. Sì, guarda, trovo quanto ho detto io prima. E proprio che mi sono Gotard la mano nera, vaffanculo. Fottiti, dillo. Ehi, hey, non hai tutto il nostro dio. Che liscio che ti ha fatto? Tanto muore. Sì, sicuro. Ma andate a fare in culo tutte e due. Sei morto. Ok, ok, aspetta, aspetta. Immagina, immagine webcam. Povero. Immagine webcam. Cosa deve fare, Fella? Peschiamo. Vediamo cos'è, credo che questo... Devi pescare tu, Bit! Ho pescato, mettiti al follow. Quattro! Quattro! Allora, vediamo... Sì, del follow, falla, sì. Ah, questa qui è una roba piuttosto forte. Vai, amore. Dio Brando! Non sento niente! Dovete aggiungere alla vodka la cipolla, il peperoncino e il tabasco. Peperoncino e tabasco della vodka, vai, amore! Cipolla, peperoncino e tabasco. Povero Fell!
Con questo, questo intruglio qua ci mette a dura prova la nostra terronaggine, Dio santo. Porca puttana. Vero. Ma scusa, ma non ci sono quelli di plastica? Cioè, questa qui in realtà... No. Vai, fallo. Questa qui era fatta apposta per Felle, in realtà. Non capisco niente. Sapevo che gli sarebbe piaciuto. Cioè, i capelli una merda. Cioè, i capelli una merda, cazzo. Vai, vai, gioco intanto. Perché gioco? Io aspetto che fai la tua penitenza. No, vai avanti. No, no, gioca, non perdere tempo. Aspetta, io prendo io. Dai, vai avanti, non è che possa rimanere. Peperoncino, quello piccante. Dice il nostro Dillo Arma, no, Fella, chi vince la Punish, sì, vince Dillo dice una che chi vince, che chi vince la Punish vince una lavanda gastrica. Ci sta, dai. Che cazzo dici? Ci sta, dai. Oh. Ehi. Tu sta lo peperon su tu. Qui do sotto io, tu frigo. Forza, Bill, fai vedere a Fella come però si gioca. Prima di andare, prima di andare nella boss fight volevo tipo fare la Punish di Fella. No, vai avanti, vai. Ma magari poi la fate assieme, che ne sai? Il cazzo. Fate la staffetta. Dai che la prossima punizione magari la facciamo scegliere a Dillo. Ma perché Lenire deve scegliere Dillo? Beh, uno l'ha scelta Alessia. Sì, e quindi la mia ragazza, va bene. Dillo, Dillo mi odia. Sto scherzando. E ti è andata molto bene perché alla fine ti piaceva anche. Quindi mi sembra giusto la far scegliere a Dillo. Addio, mi dispiace. Fratello. Dillo, ti prego, scegli qualcosa di epico. Perché bisogna compensare, eh. Dai, dai, qualcuno da evocare. Di Davizzita. Di Davizzita. Abbiamo solo 20 minuti, Dillo. Kai, ti prego, Kai, ti prego. Che hai fatto? Che cosa strana, finora sono usciti i bigliettini 3, 4 e 5. Quasi in sequenza. Kai, sono felice, grazie. Un amico mio. Bit, dice Dillo, molto inquietante. Non si apre. Posso essere anche io la tua ragazza. Bit è sconvolto, non risponde. Bit sta ragionando. Ma che è davvero? Sì. Dio Brando this. E intanto parte un Dio Brando dalla cucina. Sì. Ho evocato due fantasmi che sono due figli di puttana che non entrano. Sì, in realtà li ho corrotti prima della live. Vediamo come muore Beat, dice Dillo Arma. Bestemmia anche in cucina. Vediamo come va a finire questa. Forza Beat, continua a rotolare, consuma le stamine. Tanto muori. Ehi, non vale se lo fai ammazzare i fantasmi. Non si è mai detto. Le regole le stabilisco io, ricordalo. Io sto andando a picchiarlo se appena c'ho un buco. Esci dal cazzo, grazie. Dice Dillo, i fantasmi sono miei collaboratori che ho assoldato per la live. Kirt lo sa. Certo. Questo è un cheater, non muore! Questo è un cheater! Che culo! Sì, ma non vale così. Sì, appena ho un attimo per andarlo a picchiare. E intanto l'energia del boss è dimezzata. Anche di meno. Non vale così. Guarda che una mezza penitenza te la faccio prendere lo stesso. No, lo sto andando a picchiare, oh. Sì, ma se ogni volta che mi avvicino mi attacca... Uno dei fantasmi è quasi morto, meno male. Io piango. No! Muore tranquillo, tanto muori. Ma Fella che fine ha fatto? Fella sta cercando di aprire il barattolo dei peperoncini. Ma non ci riesce. Oh, ce l'ho fatta! Bravo! Grande Fella! Morti! Zitto! Non bestemmiare. Oh. E vieni qui a bere. Beh, era questo?
Dai, Virti, quasi. Lo sto picchiando, lo sto picchiando. Con un po' di fortuna. Io in realtà faccio il tipo per il morto. Uccidilo tu, che... No! 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 Vabbè. Fella, pesca? Posso pescare io? No, no, che pesca? Sono morto. Tocca a Dillo. Sì, si posso pescare io. Tocca a Dillo. Ragazzi, gliela abbiamo messo. Cioè, ah, Dillo. Deve scegliere 18 minuti. Deve scegliere Dillo. È giusto che scelga. Va bene, allora io sto seduto al falò fino a quando non sceglie Dillo. Sì. Fino a quando non Dillo, sceglie. Mescola tutta la merda possibile. Ma anche no. Dillo, ti prego. Ti prego, fai... Sii gentile con me. Ditemi gli ingredienti possibili. Ora dirà a tutti, me lo sento. E lo può fare? Gli ingredienti possibili. Tonno, vodka. E l'ho detto io, tranquillo. Ok. Limone. Vodka che se dice, no, se dice tutti mi ritorno. Massimo 3. Massimo 3. Lavare. Massimo 3. Cioè, è più la vodka. Massimo 3 più la vodka. No, vabbè, io mi sento male. Vabbè. Ah, devi mangiare tu. Vabbè, la vodka è base, massimo 3, perché le mie punizioni ne prevedevano massimo 3, in effetti, più la vodka. Non dare idea a dirlo. Okay. Oddio, solamente la 4, no, io vado di più. La K, scusate. Ok, io aspetto a vedere che dice Dillo, e poi riprendo a giocare, perché... Tabasco, io sto morendo e di cipolla. Curiosità. Tabasco, c'è cipolla. Non c'è mal di te. Maionese, olio, limone, vodka. Maionese, vai. Olio, limone e vodka. Più vodka. 4, vai, fallo. Faccia di merda, dillo. Dai, è stato buono. Vai. Quello sta vomitando. In effetti l'olio maionese. La maionese non è il massimo. Olio. Aspetta. Limone. Maionese, olio. Limone e vodka. Limone e vodka, ok. Io li lavo giù di nuovo. Sì. Bit, non ti è andata molto male, dai. La K è peggio. Sono pronto io con la mia intanto. Aspetta un attimo che tanto tipo l'Alessia fa la mia. Ragazzi. Ragazzi, mi fate un favore. Prendetela assieme. Da bravi amici. No, adesso soffri anche tu, stronza. Adesso lo senti. La dobbiamo bere insieme, ha detto. Quindi dobbiamo aspettare. Vabbè, metto l'immagine. Da bravi amici. Metto su videocamera, visto che dobbiamo berla insieme, perché lasciare me seduto al falò non mi sembra molto bello. Quindi mettiamo almeno la videocamera. No, in effetti. Spero quanta gente ci sta guardando. 6 persone, ma sappiamo benissimo che non è veritiero, quindi potrebbe essere anche di più. Maionese, olio, limone e vodka. Porta il cestino qua. Porto io. Sì, lo so. Mamma che tavolata, finalmente la mai vedo per bene. Mai più. Ci manca soltanto che venisse il rosso a sfottere e poi siamo a posto, stasera l'abbiamo fatta tutta. Purtroppo il rosso credo che sia un compleanno o qualcosa del genere. Sarebbe il massimo. Perché l'olio con la vodka non si mescola, è un'emulsione. Lo so, pure io c'ho l'olio. Levatevi. Facciamoli vedere. Sembra un bicchiere di... Dall'altra parte. Che palle, sto... Aspetta. Tu non hai l'olio, che dici? Guarda. Sì, i peperoncini ce li abbiamo solo sott'olio. Aspettiamo, qua c'è un camionese. Ah, ok. Fregatura. Aspetta, dove sei? Poi ragazzi, se volete potete anche mescolarlo, farne uno unico e dividervelo. Possiamo mescolarlo, farne uno unico e dividerlo. No, dai. Lui è morto solo dorando. Adesso è morto. No, no, no. E sta soffrendo di più, Beat. No. No, non lo faccio. Dice non lo faccio. Non muoro. Lo faccio. Best combo. Non lo faccio. Io non lo faccio. Ma cosa non fai? Io non lo faccio, lo devi fare. Io non lo faccio. Fa bere. Chi si rifiuta deve bere la K. È meglio per questo allora. Il latte con cosa? Non te lo dico. Sembra sborra. Scusate. Nella K c'è il latte, ti avverto.
Ti ho aperto che nella cappa c'è il latte, quindi bevi questo e fai l'uomo. Allora, vado io. Aspetta. Forza, Fella. È l'esempio. Il cesso sta qua. Il cesso sta qua. Fella è qui. Ragazzi, è qui. Un bel cin cin e vai, buona bevuta alla vostra. Sì. E a chi ci segue. Fella, Fella, ehi. Al mio tre. Al mio tre. Sì, ma hai mi risposto. Udo. Aspetta, avvicina il bicchiere al mio. Dice Dillo, preparate le bacinelle, giallo come il piscio, come piace a me. Mi sto lanciando io. Ragazzi, sapete che se entrano i controlli di Twitch ci cancellano il canale, vero? Vero? Vai. Non ce la faccio. Bella. Saluto. Bevi da qua, ce la mi piace. Bevi! Che schifo, ho vomitato! Basta così! Ma poi che cosa vi fanno fare? No, in realtà l'hanno scelto loro. Vaffanculo! Che ha detto? Butta sta merda, ragazzi. Butta sta merda. Mi butta ricordo sta che merda. Il primo che sbocca domani deve pulire casa da solo. Io ho sboccato già, che cazzo dici? Io non lavo niente di... L'ho ricordato. Basta. Basta. Più di così non ce la faccio. Neanche io. Hai vomitato. Basta Punish, dai. Ho tipo bitta perso. Buttato un po'. Perché? Mi è risalito quello che stavo bevendo. Perché hai sboccato, dai. Mi è... Ce l'avevo di fianco io, ragazzi. Ha vomitato. Sono 56 minuti che siamo online, credo. Può bastare, siete stati fantastici, dai. Basta così. Falla, vieni che ti salutiamo, vieni. Ma perché salutate? Dovete battere quel boss, forza! No! Chi lo batte il boss in queste condizioni? C'è una puzza d'acido! Guarda, Ecco. Sì, ma togli questa la vera puzza. Non ho vomitato, continuare a giocare. Uscito quello che stavo bevendo. A me dispiace di più per Alessia, in realtà, perché deve sorbirvi tutti i cattivi odori degli intrulli che avete preso finora. Tanto li beverranno loro. Berranno. Io apro Cheat Engine. No. Voleva la punch, l'hanno avuta. Peccato che non ci dà la K. Schifo. Hai chiuso il però? Sì. Ragazzi, quanto avete fatto? 3 punizioni beat e 2 fella? Non lo so. Allora. Credo di sì. Ah, ma quella di fare erano molto peggio. Dai, tieni tu. Tieni, vieni qua. Grazie. Io ti giuro, quando vieni qui, minchia, se la paghi ti rido. La paghi malissimo. Ancora. Dice Dillo che questa live la metterà nei preferiti. Vaffanculo, Dillo, vaffanculo. Taglierà la spezzone del vomito e ci farà una gif taggando. Guarda, Dillo, dovresti diventare moderatore della nostra pagina Facebook e riempirla di queste. Gliel'ho già perle. Detto, adesso devo istruirlo solo a modo. Perfetto. Qualcuno sta per morire. No. Peccato che sia finita la punish. Soltanto a guardare quei bicchieri mi viene il vomito, io non li devo neanche guardare. Ma li devi lavare. Eh? Ragazzi, non togliete quei bicchieri. Sei morto. Io non no, bevo magari niente. Magari taggandovi no, ha cambiato idea. Ciao, benvenuto proprio alla fine, grazie a Dio. No, scusate, vaffanculo a chiunque ci sia, guarda, scusate, però vaffanculo! non ci arrivo. Non ci arriva, Kirito. Kimmy, sono perdonato adesso. Sì, ti perdono. Ecco,
Adesso posso dirti una cosa dal profondo del mio cuore. Guarda che mi incazzo di nuovo. No, vaffanculo. È proprio, te lo giuro, okay. Ti odio. Ti odio. Il rancore ha un nuovo nome per me adesso. Ed è Kirito. A Cantonello. Almeno così non te lo dimentichi più. Vaffanculo. Lascia fare la. Non bisogna mai vedere il bicchiere mezzo vuoto. Ma mezzo pieno. No. Bicchiere. Bicchiere. Roba che sembra sperma. Stasera basta bicchieri, d'accordo. Benvenuti a tutti in live. Scusate, ma è stata una serata un po' impegnativa. Io mi tolgo le cuffie. Vaffanculo. Sì, in effetti, Bit ha dovuto bere un intruglio che sembrava sperma. È sbagliato il timing? Dillo stile Giovanni e Giacomo, vaffanculo, affanculo. UAFF in culo. La tua vita di merda, mi fai schifo, stronzo. Cala, mi si beccato una volta. E lui mi ha preso una volta. Ragazzi, che strano. Devo farmi la sigaretta. La gente arriva ora che la punished è finita. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Vabbè, tanto domani ci sarà la replica sul canale YouTube, questa la mettiamo come video di... come trailer per i nuovi arrivati, per i nuovi iscritti, sì. Dillo, tu non rimpiangi il tuo 4 in geografia, io rimpiango di aver fatto questa live oggi. È la punizione per la live mancata della scorsa settimana, ha ragione Dillo. Oh, con quale liscio? Ah no, questo mi ha preso. Non dà neanche tante anime. Il timing! Ragazzi, ho un'idea. Quando verrò a Modena mi porto Naruto e ci mettiamo a giocare online. Ogni volta che vengo sconfitto bevo gli intrulli che volete. Ma no, culo Dillo, va. Non dir così che sennò sai che me lo compro solo per allenarmi. Fallo. Bevi, bevi, bevi. È il mio gioco. Se perdo io, punizione. Se perdete con quale vita? Con quale vita? Nulla. Con quale scappa? Non avete niente da perdere. Madonna. Dice il nostro Dillo, troppi porno gay yaoi, questo il PC non andava. Sono morto. Merda. Cosa? Non ce la possiamo fare. Come non ce la possiamo fare? Non ce la fai tu? No. Vado io allora, ce la devo fare io. Sono cagato il cazzo. L'ultima brace! Kirito, compri Hotline Miami, fate una punish. La devo sprecare io l'ultima brace. Vai! Dillo, io non ce l'ho un PC e non lo avrò mai. Quindi non posso accontentarti. Rompi il cazzo a Faggio se vuoi. Non avrò mai un PC. Perché sei un Apple fag. Zitto tu, io gioco su console, non gioco sul Mac. Sei un console pleasant. Succamelo, duro in punta. No, scusa, sono troppo impegnato a giocare a Pillars of Eternity. Oh! Picci, che rivesti due stronzi. Kirito non è un casual, Kirito non ha un PC e non lo vuole. Kirito è un casual. Io gioco su console, fella, vaffanculo. Ma prima non li avevo cati quei due stronzi che no. Stavano qua. Parliti Naruto, te lo faccio vedere io il casual. Adesso lo trovo e lo prendo. Bravo. Per PS4. Tanto ora te lo tireranno dietro, sta per uscire l'espansione, insomma. Ma non ho capito come funziona l'espansione, cioè... È uno standalone? Se compri... Perché è verde? Ascoltami, se compri il DLC, ottieni e hai già la versione basic, hai tutti i contenuti nuovi. Oppure puoi comprare la versione pacchettizzata, gioco vecchio, più i nuovi contenuti, semplice. Toxic Framp. Quindi se vuoi ti vendo la mia copia di PS4 e mi compro quella nuova. Dillo, un gamer con la Y, ci sarai.
Ma col cuore, ti ho evocato un altro, se non esci non entro. Non è debole a qualcosa sta zoccola? No. Bene. Al fulmine forza. Vai, niente, mirare. Non c'era tipo. Ragazzi, fatele bere uno dei miei cocktail. Secondo me poi ce la fa. Possibile evocare il fantasma. Secondo me con un colpo li tira via l'ira di Dio. Lui. Sono morto. Cominci bene. E vabbè, ma affanculo, puttana. Ok che dovevi sprecare l'umanità. La brace però sprecala bene. Possiamo fermarci qui? No. Ti prego. No. No, il boss va superato, ragazzi, altrimenti tutta la serata se ne va così. Dobbiamo batterlo, che sto sonno. Stronzo. Dovete batterlo, se ne va dell'orgoglio del corpo. Ora l'ho detta la minchiata. Posso andare a suicidare? Dillo, rispondimi! No, possiamo cambiare boss. Wait, kill. Dillo, in che senso? Non mi piace quest'ultima affermazione. Vai, 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 vai. Fanculo le anime. Lucky, non abbaiare. Per questa live ho sacrificato una scena muta domani in classe. Cioè, anziché studiare, ti sei visto la live. Ma tu sei un grande. Fa ballare me con la prof, giustifico io domani. God damn it! Mi ha shottato! Sì, quello shot se non sei umano. Ragazzi, ma non è possibile. Finché sì, c'era la punish, morivate nei 10-20 minuti, adesso ho morito nei 2 minuti. Non è giusto. E sono ancora le 22:39. Ma dopo quello schifo mi dici come. Ma è come. È come tipo, come si chiama? In Dragon Ball Super, quando chiamano quella mezza sega per fare, per incentivare Goku e Vegeta a combattere, ecco, nel torneo degli Monaca dei. Esatto, Monaca. E la stessa cosa, la Punish Souls, le punizioni erano la stessa cosa di Monaca per Goku e Vegeta. Le punizioni sono debilitanti. Che cosa cazzo fa la resina? Non lo so. Arma magica. Dillo, non ti ho capito. Ragazzi, effettivamente, dov'è Alessia? Benvenuto! Benvenuto, Maestro Mazzum. Maestro Mazzum. Questo deve essere un mio amico, anche lui maestro. Deve essere un tuo collega, dai. Anche lui è maestro di qualcosa. Che culo! No, sono morto. Se non muoio, sgodo. Spla. Le posizioni hanno più di 8000. Io cambio boss. Io cambio area, non me ne frega un cazzo. Fino a che ora dobbiamo continuare? Dopo neanche un minuto. Abbiamo 20 minuti. Un'altra. Fanculo, forza, ragazzi. Io... Che altro boss abbiamo da fare? La merda. Sì, sì. E vi arrendete. Ma il mangiatore di dei è più avanti. Dovevamo fare Seiros. Dice Dillo, cambia build casual. Quella è troppo lenta. Mai! Lenti e potenti! Scusa, una domanda. Siamo andati avanti... Yorm. Cioè, ecco. Fate Yorm. Non ci arriviamo in tempo a Yorm, Dillo. Se rascio sì, altrimenti no. Vabbè, andiamo avanti comunque. Sfondi pre-renderizzati! A me! Raga, una Punish Soul così mai più, per favore. No, mai più nella vita. D'ora in poi solo azioni e niente più. Roba da ingerire, plos. Prima o poi doveva succedere, però, ragazzi. Ora è successo, basta, si cambia. Se tu non hai idea, io... Hai presente l'Etna? L'Etna compresso nello stomaco. Sto cacciando dei rutti al peperoncino misti a schifo che non hai idea. Ok, ora... Preparati, Fella. Ogni rutto è un'agonia. Fella, get ready.
Mentre come lo prendi qualcuno si alza, sì, ho già visto lo schermo tremare, corri. No. Ma che cazzo? What the fuck? What? Beh, Fella, almeno ti ho insegnato che cazzo come è quello? Le munizioni, adesso lo sai. Dice Dillo, il vero spettacolo è in bagno fra 20 minuti. Ma perché quelli lì ci stanno picchiando con dei dilli? Dei dilli. Con dei dilli. I dilli. I dilli arma. Ma fa culo! Ma dai! Questa parte la potremmo chiamare White Girl Gangbang with Big Black Cocks. Ragazzi, anche il bot lo sta prendendo per il culo ora. Che pezzo di merda che sei. Comunque conta che abbiamo settato così bene i bot nel canale di Beat che si sono autobannati da soli. Davvero? Sì. Ma non è possibile. Giuro. C'è lo stesso settaggio di questo canale. Non è possibile che si bagni la vicenda. Si sono uno ha bannato l'altro. Dopo lo aggiusto. Ah, ah, fotte sega. Andate a fare in culo. È una coincidenza che Dillo faccia rima con Dildo? Io non credo. In realtà non fa rima, comunque. Io credo che tutto ciò che ho mangiato stasera non lo mangerò mai più per il resto della vita. L'ultima volta un bot aveva fatto uscire un bot spammatore. Sì, dai, magari ne eliminiamo uno, in questo modo risolviamo il problema. Cacciamo fuori Bot o l'altro, non ricordo mai come si chiama. Il Nightbot non si tocca. Uno è morto, vaffanculo. Tu lo peroncino lo mettere in frigo? Sì. Trono di bot prossimamente su Sky, ma anche no. Li ho ammazzati tutti e due gli stronzi. Fella, grande Fella. Facciamo dopo. L'altro, no. Il muro invisibile. Dall'altra parte, di là, non scenderci. C'è il mondo lì sotto. Voglio vedere il mondo. Ok, condoglianza. Dillo, Nightbot è uno dei miei uomini più fedeli, quindi non si tocca. Ok, il mondo non mi piace più, è un brutto posto. Non hai posto. Visto niente ancora. Il mondo è un brutto posto. Che cosa hai visto? Ho visto il cane del Berserk. Ce ne sono due. Perfetto, il mondo è un brutto posto. Andiamo di sopra. Sento gente che urla. Cosa, questo umano ti avrebbe invaso il mondo, lo sai? Non me ne può fregare di meno. Non sono umano. Ma questo è Anorshisho. No. Devi andare là. No. Voi di nuovo no. Ce ne sono altri peggio di loro. Che accoglienza. Hai notato cosa sparano, Kirito? Ombrelloni da spiaggia. Cosa sali, ti ricorda? Sali. Cazzo, questi sparano già. Sparano. L'ho pensato poco fa. Cazzo, già sparano. Quel video è fantastico. Non hanno il knockback, come? Puoi buttarmi sotto, eh? Sei stato sfigato. Dillo non mi risponde. Ah, ah! Da quando in qua usano le armi fulminose? Da sempre. Ma nell'uno no. Buttalo giù. Che raro che si baffasse. Buttalo così. Giù. Poi li ho ammazzati subito. Li ammazzavo troppo presto. Non è inutile. Secondo me stiamo sprecando tempo adesso. Vabbè, ma tanto manca un quarto d'ora. Finiamo la live. Sai perché? Perché questa zona va fatta bene. Cioè, ci sono due strade. Una sale sopra e l'altra è quella che abbiamo presa noi. E farla in questo... I cicibelli rispawnano, eh? I? I cicibelli con i martelli. Ma perché?
Ma li ho ammazzati, ma erano umani, come fa? Ma forse non respawn, non mi ricordo. 3, 2, 1. Dillo Arma, l'utente che hai chiamato è andato a escort. Lo invitiamo a riparare più tardi, grazie. Non evocare in vano il nostro boss, non immagini di cosa sia capace. Vaffanculo, Kirito. Vai di là, fai fuori quelli. C'è la processione. Occhio che sono figli di puttana. Grazie, Kirito. Però non mi piace, non spara puttanate. Ne devo mettere un'altra, bit soltanto. Facciamo. Ma cosa sono, una ricerca? Più o meno. What? Palla di fuoco ricercante. Ci siamo evoluti. Abbiamo i sistemi embedded adesso. Il calcolatore elettronico fa male al mio cervello. Ehi, volevi? Sai quanto ti avrebbero inculato male a fare sta zona tipo da umano? Ah! Ti invade il mondo. Ma cosa sei? Onda di forza. Vai. Vai. Oh sì, ci ha mostrato tutte le sue grazie. Ora. Dritto e vai di là sul lato. Fammi esplorare. C'è un, per quello dico. Ci sono varie cose qua. C'era forse anche un falone, sono certo. Qua c'eri già andato prima forse, no? No. Guarda quelli schifi in fondo. Quelli neri. Cosa sono? Schifi invisibili. Ognuno di quelle palline nere è un nemico. Ah, li ricordo. Picchiali. Ouch! E intanto Dillo continua a provare. Vaffanculo, Kirito. È la terza volta che mi ci mandi. Però... 10 minuti. Vai a PG. IGN 2010. Vado a escort. Vi giuro, quella roba sta salendo e scendendo dal mio stomaco. Era quello lo scopo. Ti odio. C'è la neve. C'è qualcosa qua, no? Dillo, non accadrà mai. Ma che cazzo? The Slayer Corpse is not following this channel. Che Slayer Corpse che non segue il nostro canale, vergogna. Vergogna. No, non funziona il comando, era tutt'altro. Questa zona, guarda quelle chest. Muto. Get ready. Ma perché? For the muto. Mimic. Il winner dovrebbe essere casuale in realtà. Perché sceglie me? Forse è quello più connesso. Oh! Che non funziona. No, perché il comando dice sceglie un utente random nel canale come vincitore. E infatti Dillo, ho detto Dillo Arma. Questo è Ryu. Non lo disattivo, non funziona. Madonna. Fa il culo quindi. No, m'ha preso. No, l'ho bloccato. Questo t'ha preso. Via. Su. Vai prende. One spad, one kill. Il sondaggio. Vecchio, gioca Street Fighter da prima che tu nascessi, Mimic di merda. Dammi l'oggetto random figo. Vecchio. Ok. Allora, adesso c'è un'altra chest. Quello puzza di muro invisibile, lo so. C'è un'altra chest dall'altro lato. Non me lo dire. La devi andare a prendere. Ma non me lo dire. Ah no, non era qui. Silence. Ah no, niente, devo andare a forzare la porta. Allora. Ci sono le scale, qui c'è un meccanismo.
un ascensore, credo. Se non sbaglio, fa su e giù dall'ascensore del boss. Vedi? Vacci sopra. C'è un falò lì? E che cazzo c'è? La stanza del boss era. Dove ho battuto il vecchio boss. Prova a mettere a passare. Ah, hai una shortcut tipo? Sì. No, la sblocchi. Risalici. Aspetta che prendo. Non ci sono le donazioni, dillo, su questo canale. Ma perché non funziona? Aspetta, dici che lo devo mandare giù? No. Votate, ragazzi! Leggi messaggio? Si dice di lucertolo. C'è una lucertola qua vicino. Ok. Che cazzo c'era l'altro qui? Muore invisibile! Non è vero. No. Votate tutti! Italiani! De Petros, benvenuto. Benvenuto. Ah, niente, qui c'è da tornare giù? Se non mi ricordo, sono troppo messo male, giuro. Mi è preso malissimo. Mi è preso del male. Da dove ci siamo venuti? Vada lì. Oh, for fuck's sake! Ah! Basta, punto direi di tornare al falò e chiudere lì la live. Sì, anche perché questa live è stata... Ragazzi, volete che chiudano la live? Che liscio, prendi quel cazzo di ascensore e vattene. Soffro. No, volete chiudiamo la live un cacchio. Sì. Ok, allora, signori, noi stiamo votando. Mai più, un mai più. No, basta. Mai più. Noi vi ringraziamo per... Fermati, perché tanto metto schermata della faccia adesso. Ok. Ragazzi, il no sta vincendo, Giusto perché lo sappiate. Sì, ma io devo andare al lavoro domani. Allora, ragazzi, noi vi ringraziamo per averci seguito. Per aver seguito il mattatoio. Per aver seguito questa live. Speriamo di avervi fatto divertire. Se non è stato così, beh, chiedo scusa, mandatemela a far culo. Perché esatto. È stata la sfida più difficile di tutte. Soprattutto quando, tipo, ti arriva la maionese qui nel gargarozzo e tu la... Basta! Ci cancella la live. Perché fa schifo. Fa schifo. Ringrazio la mia ragazza per essere stata con noi in questa live. E per la Y. Ringrazio Mastrofella per essere stato con noi in questa live. Ringrazio me stesso per aver partecipato a questa live. Non ringrazio Chirito per aver scelto le sfide, perché vaffanculo Chirito, questa volta ci hai fatto del male. Non so cosa stai dicendo, quindi no. Vi invito a seguirci domenica sul Random Sunday, sempre sul canale dei Gameslayer. E nei prossimi giorni sul canale di JBeat, in cui mi troverete in live con altri giochi, tra cui prevalentemente Borderlands e Gears of War, perché sto portando avanti una serie. Speriamo che la live vi sia piaciuta. Alessio lo vedo veramente male. Non so cosa sta dicendo, ma non lo voglio sapere. Che mi sta vedendo veramente male. Speriamo che la live vi sia piaciuta. Grazie ancora. Sembra che debba morire da un momento all'altro. Ciao, pezzi di merda.